Oh, mais. Siamo stranieri ogni volta che viaggiamo. In Aspromonte, l'estraneità è l'unico modo che la natura ti concede per farsi conoscere. Le montagne qui sono un monito. Per entrare nel profondo di questo mistero, dimentica chi sei, lascia da parte la vita che hai condotto finora. È un territorio libero. Non appartiene a nessuno, se non a un creatore che ovunque domina, incombe, veglia e protegge. In Aspromonte non si contempla la natura, non la attraversi solo ammirando bellezza e panorama. La si penetra profondamente in un rapporto intenso e disperato fino a creare una vera e propria simbiosi. In Aspromonte si diventa natura. È quello che è successo qui ad Africo. La natura ha inglobato ciò che resta nel suo ventre. La quiete che rimane fra questi ruderi altro non è che il frastuono di voci del passato. Cammino in mezzo a frammenti di vita semplice, dove gli uomini sono uomini fin da bambini. Qui rinunciare alla propria infanzia è necessario per poter sopravvivere. Uomini che non piangono davanti a nessuno. Ad Africo, dolore e fatica sono le forze necessarie per diventare adulti. Qui la vita era dura, ma c'era e scorreva, a tratti violenta come una fiumara. Poi, nel 1951, una tremenda alluvione cancella tutto. Almeno così è come si racconta. Ma in realtà, ben prima dell'avvenimento atmosferico, gli africoti erano stati dimenticati da tutto e da tutti. Non avevano elettricità, non c'erano le strade, mancava l'acqua e addirittura un medico. La volontà di sviluppare la costa ha generato una deportazione forzosa. Un'intera comunità di montagna fatta di pastori e contadini, trasformata non senza difficoltà in commercianti ed emigranti.
Le sue origini sono greche, come dice il nome, Apricus, posto al sole. Una storia nata nel IX secolo avanti Cristo ed arrivata fino agli anni 50, quando una modernità miope decide di far morire questo luogo. È come se la natura avesse voluto lei stessa occuparsi di Africa, avvolgendolo in un abbraccio selvatico che fa paura. Immaginatevelo vivo questo paese, così come raccontato da Staiano, Strati, Zanotti Bianco, Alvaro, con i pastori di ritorno dai pascoli con il loro gregge e i contadini con il carico pesante sulle spalle, i covoni di grano, e poi le nonne nelle case con la pignatta sul fuoco a preparare una zuppa e le mamme in attesa dei loro figli all'uscita di scuola. E il curato la domenica che suona le campane a festa. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo. Comincia da qui il nostro viaggio in Aspromonte per scoprire se è davvero la paura l'unico sentimento possibile. Siamo al centro della Fiumara Amendolea. Qui le forze della natura sono ineguagliabili. Lo spettacolo è oltre misura, elegante e terrificante al medesimo tempo. È una delle arterie pulsanti di questo territorio. Le altre sono l'Ala Verde e la Buon Amico. È un percorso molto lungo, arriva fino ai piedi del Montalto, il cuore dell'Aspromonte, il luogo dove si può respirare l'intera essenza di questa terra. Corpo sinuoso e ciottoloso di questo tormento assopito sembra quello di un drago gigantesco. Le pietre di infinite tonalità di grigio sovrapposte le squame, l'iridescenza dell'acqua, il ventre e il rumore che emette mentre scorre suona come il respiro della belva che dorme. Essere vivo che cambia repentinamente nella forma, nella sua essenza. Ora è placido, apatico. Nel momento in cui si sveglia, genera ansia. Il grido che emette quando piove in modo incessante e l'acqua è incanalata dalle pareti a strapiombo è un frastuono. The best I can.
fiumara è portentosa, furiosa, irrefrenabile e fa paura. Porta via tutto, anche la presunzione umana. Basta guardare la sua maestosità per cogliere la nostra disarmante inferiorità. Il sogno di Mimma era quello di mettere insieme tutta una serie di donne dell'Aspromonte per allevare le capre e produrre il formaggio dal latte che questi animali ci regalano, frequentando le pendici delle montagne a picco sulla Mendolea. In quante siete? E siamo una quindicina. La tua storia? Tu hai studiato a Messina per volere di tuo padre, di tua madre? No, sempre mie le scelte. Decidi sempre tutto te? E poi che hai studiato? Economia aziendale. E a Brescia cosa facevi? E lavoravo in una multinazionale come ragioniera. Però non ce l'hai fatta? No, non ce l'ho fatta perché ogni giorno sentivo proprio il desiderio di tornare. Mimma, da donna, com'è vivere qui in Aspromonte, in mezzo alla Mendolea? Che com'è vivere? Si è liberi. Che cosa vuol dire per te essere liberi? Come le capre. Adesso sono calme, per 5 minuti non sono più calme. Fanno quello che vogliono, vero? Com'è gestire il gregge che era di tuo padre? Ti senti colma di una responsabilità da portare avanti? Sì. Ma lui non voleva. Mio papà era preoccupato per l'ambiente in cui siamo. Anche perché lui quando andava a Brescia dalle mie sorelle, le vedeva che ci sono anche altre donne là. Ma lui era preoccupato più per l'ambiente che c'è qua. Ma anche tua madre, anche tua sorella all'inizio non volevano. No, mia mamma tutt'oggi, se gli chiedi, ti dice che io ho problemi di testa. Ah sì? Sì, tutte le mattine me lo dice. Dice che non stai bene? No, che non sto bene. Eppure ma io sto benissimo però. Il tuo gregge è sempre qua e tu non sai quante sono le tue capre. No. È una storia incredibile questa di Mimma, perché non conosce il numero dei capi, ma le conosce una per uno e se per caso una capra manca, se ne accorge. Le chiami sempre come vuoi tu, in dialetto? Sì, c'è una che ha quattro corna, la chiamo quattro corna. Una che si rompe il piede, tre piedi. Fantasia. Sì, fantasia. Quindi domenica il tuo progetto va oltre al sogno di tuo padre? Sì. Ci siamo evoluti come pastori, non siamo i pastori di una volta. Qui ci sono i lupi. Sì, non toccare questo argomento lupi. Perché? Perché guarda, io l'anno scorso 50 capi mi ha ammazzato. Ah. Pensa che 2 mesi fa me ne ha presa una con un campanaccio di mio padre. Ho girato 3 giorni, per cercare 25 ettari di terra, l'ho fatti metro per metro. Per il campanaccio? Per il campanaccio di mio padre. Ma l'hai trovato? Sì. Sì, ma quanto sei tenace? Tanto. Mimma, non mollare, tieni duro, Sì, sempre. E fallo per tuo padre, ma anche per tutta quella gente, quelle donne che possono prendere da te una fonte di ispirazione, un esempio, per vivere libere. Non c'è niente di più importante della libertà. Lo faccio anche per tutto questo. Sì, per il territorio. Sì. Ne ha bisogno, Eh sì, tantissimo. Aspromonte, è duro, impervio, a tratti inaccessibile, aspro, così se lo leggiamo in italiano. Ma se volessimo utilizzare l'antica lingua del posto, il grecanico,
Aspros vuol dire bianco, luminoso, lucente. È il luogo che si accende per prima. Il sole, nascendo ad est, riflette sulle acque dello stretto come una lama e illumina tutto quanto. E all'orizzonte l'Etna innevato. Ma se un lato è luminoso, l'altro è oscuro, è cupo e fa paura, generando leggende inquietanti. Siamo in un luogo mistico e leggendario, il Passo della Zita. Prende il nome da una ragazza, una fidanzata, la Zita, promessa contro il suo volere al figlio di un prepotente locale. Qualcuno sostiene che fosse in atto una processione piena di fedeli, altri raccontano di lei qui da sola per meditare sulla sua sorte. L'epilogo è il medesimo. La Zita, una volta su questa rupe, si suicida, lasciandosi cadere nel vuoto. Dalla leggenda al vero. Questa antica mulattiera che stiamo percorrendo fa parte del sentiero dell'inglese. Ma chi è l'inglese? Edward Lear, noto disegnatore e paesaggista di fama internazionale, che nel 1847, giungendo in questo territorio, rimane abbagliato dalla sua luminosa bellezza e decide di percorrere gran parte di questi sentieri, facendosi ospitare di volta in volta, di tappa in tappa, dai pastori dell'entroterra. Che cos'è oggi il sentiero dell'inglese? Uno dei più aspri e significativi percorsi di trekking d'Europa. Cosa si fa quando si ha paura? Si costruisce un castello su uno sperone di roccia altissimo a strapiombo sulla fiumara. Il pericolo era rappresentato dagli incursori e dalle incursioni che potevano arrivare dai monti, ma soprattutto dal mare. La Mendolea era navigabile, addirittura c'è chi lo racconta come un fiordo e il mare arrivava fino a qua sotto. Il castello Ruffo di Amendolea viene edificato nel 1086, in pieno Medioevo.
La sua posizione è strategica, nevralgica, dominante, nel punto di intersezione tra la Locride e il Reggino. Ha superato indenne guerre e cataclismi naturali fino al 1783, quando un terremoto spacca a metà la torre. Inizia lo spopolamento. Nel 1953 una terribile alluvione completa l'opera. Che cosa resta oggi di questa storia millenaria? Ruderi, ferite di pietra, ma soprattutto un osservatorio privilegiato per godere di una bellezza che toglie il fiato. Vieni. I borghi fantasma dell'Aspromonte conservano intatto il mistero di una terra selvaggia. Qui si innesca un conflitto tra la paura e la bellezza. Siamo a Rogudi, dal greco rokudios, che vuol dire dirupo. Un dirupo sulle pendici meridionali dell'Aspromonte, dove si incrociano due fiumare. Abitato fin dall'antichità da genti vocate alla pastorizia. In queste strade si è sempre parlato il greco antico, fino al 1971, quando un'alluvione violenta, l'ennesima, portò il definitivo spopolamento. Solo in un luogo come questo potevamo parlare del lavoro di un artista, un regista, un autore, che nel suo ultimo film ha deciso di raccontare l'Aspromonte, la terra degli ultimi. Aspromonte, la terra degli ultimi, è, come dire, già nel suo titolo una scelta di vita, cioè scegliere un posto come l'Aspromonte, che è come Africo, no? Che è quasi la capitale dell'Aspromonte, perché è il posto più lontano del mondo, secondo me, no? È il luogo dove, come dire, nasce la terra, no? Dove c'è l'antico, no? Perché là sopra sono arrivati i greci da lontano, dal mare, lo guardavano, no? Il luogo della luce lo chiamavano i greci quando sono arrivati in Aspromonte. Aspromonte è una terra selvaggia, poco abitata, poco amata anche, no? Perché viene considerato un luogo difficile, complicato, eccetera, no? La malavita, le cose, eccetera. Ma invece è un luogo dell'anima, un luogo dove è possibile pensare, no? su da dove arrivi, chi sei, chi sono i nostri padri. Ecco, è il luogo dei nostri padri, ma non i nostri padri calabresi perché stanno lì nell'Aspromonte, i nostri padri di sempre. No? Quindi è un luogo che è bene, come dire, preservare per il suo mistero, per esempio. No?
un uomo misteriosissimo, fatto di canaloni, di posti inarrivabili, di specie di animali incredibili, con storie che arrivano da lontanissimo, no? Ecco, allora, quel posto lì, no, è un posto da preservare, perché è un posto non solo di grande natura, di bellezza incredibile, ma anche di storia importante di tutti gli esseri umani. Quindi è un luogo dove da lassù ci si affaccia sul mare, sul Mediterraneo, si guarda lontano, si guarda l'Africa addirittura da là sopra. Quindi l'Aspromonte è la terra degli ultimi, ma degli ultimi sognatori, dico io. Sta costruendo una casa. Per viverci. Per morire. Tutti cercano un posto dove vivere. Invece è importante trovarne uno bello, dove morire. Se la Fiumara Mendolea rappresenta il corpo sinuoso del drago che dorme, ecco la testa, Rocca da Draco, Rocca del Drago, in italiano. Ma in antica lingua ellenica, il grecanico, Dracu vuol dire occhio, roccia dell'occhio. Ce ne sono tre. Nessuno sa dare una spiegazione concreta di come si sia generata. Qualcuno parla di pietra erratica, altri di una portentosa erosione sottomarina. Qualcuno la fa risalire alle antiche popolazioni rupestri. I più fantasiosi poi la descrivono come una creatura aliena. Ma in Aspromonte spesso il confine che passa tra la verità e la leggenda è magnificamente labile, sottile. Quello che conta è ciò che raccontano le antiche popolazioni in infinite leggende. Una di queste ti dice che passando da queste parti devi accarezzare l'imponente monolite, così da avere protezione per tutta la vita. Se per caso lo percuoti, dal vicino torrente Furria sale una tempesta che ti ruberà l'anima per sempre. Quello che mi colpisce ogni volta che vengo qui è di come ognuno, guardando il drago, possa inventare la propria favola, liberando la fantasia in qualunque direzione possibile. Aspromonte, la valle delle grandi pietre. Il sentimento che provo è incredulità, ma quanta bellezza c'è? Tanta! L'andamento sinuoso, morbido di questo territorio e questi monoliti imponenti, ma dolci,
teneri mi donano pace, le paure iniziano a sgretolarsi e i pregiudizi a farmi sorridere. Sono sulle rocche di San Pietro, di fronte a me pietra tonda. Alle mie spalle imponente pietra cappa, oltre pietra lunga e pietra castello e infinite altre pietre minori. La valle delle grandi pietre dal punto di vista naturalistico è un parco dentro il parco. E qui, immerso in mezzo a questi monoliti, il gioco dei contrasti esplode tra leggenda e verità. Pietra cappa, la regina, è un masso erratico trasportato qui da non si sa quale movimento delle placche terrestri. È alto oltre 140 metri con una superficie di 4 ettari. Pietra cappa vuol dire pietra cava. Qualcuno ci vede un volto umano, una sfinge, un elefante senza la proboscide, io ci vedo una tartaruga, i più golosi il panettone. E siamo già nel mondo della fantasia e a proposito di questo voglio raccontare una leggenda che mi ha colpito moltissimo. Riguarda il soldato Longino, reo di aver trapassato il costato di Cristo in croce. Viene imprigionato all'interno di quella pietra. Di notte si sentono ancora ora dei rumori, come se fossero i colpi del soldato che vuole uscire dalla dentro. Questa roccia, erosa nel corso dei millenni dalle intemperie, quali acqua, vento e neve, così come tutte le altre, compresa pietra cappa, è stata poi modificata e adattata dall'ingegno umano. I monaci basiliani, ad esempio, ne hanno realizzato un luogo di culto con tanto di seduta per le orazioni. Al piano di sopra un giaciglio, un letto per i defunti e un sedile. Si rimaneva qui in adorazione del corpo per 3 giorni. Più attraverso questo territorio, più lo conosco e lo comprendo e più me ne innamoro. Allora vorrei subito riferirmi agli scrittori e ai poeti quali Staiano, Alvaro, Zanotti Bianco e anche l'ultimo poeta dell'Aspromonte, Favasoli. Secondo te erano più attratti dalla bellezza che colpisce come sta colpendo me o dai contrasti, dalle contraddizioni? La bellezza sicuramente, perché di bellezza qua ce n'è tanta. Le contraddizioni anche, noi siamo un popolo comunque pieno anche di questo, di bellezza e di contraddizione. Quali erano gli argomenti trattati in particolare da questi grandi della letteratura? Sono stati attratti dalla storia, ma la storia quella con la S maiuscola che effettivamente c'è stata in questi posti. Qui sono arrivati i Normanni, sono arrivati i Greci, sono arrivati i Latini, i Fenici, gli Armeni, cioè hanno lasciato anche nella lingua le loro parole, i loro significati. Sì, perché la contaminazione genera ricchezza. Sì. Io questo l'ho visto, l'ho trovato, l'ho toccato con mano nei paesi dell'entroterra, purtroppo spesso abbandonati. E allora mi chiedo, rimarranno solo un museo dei resti oppure potranno avere nuova linfa? Molti borghi abbandonati stanno cercando di rivivere grazie a questo impulso, a questa riscoperta, anche dal punto di vista delle radici. Mimmo, ma se tu dovessi descrivere la gente di Aspromonte con un aggettivo, con una parola chiave? Identità. Sei mai stato in Barbagia tu, in Sardegna? Ci sei mai stato? Noi siamo molto affini, molto simili a quei popoli, ci sentiamo affini. Noi siamo molto identitari, siamo territoriali.
E questo è quello che rimane di noi e cerchiamo di starci aggrappati il più possibile. Tornando ai poeti, se io dovessi trovare una rima con identità, dignità. Mi vengono i versi di un poeta di Africo, Francesco Vavasoli, che è mancato poco tempo fa, che ha descritto per bene questa epopea, questa diaspora, questo trasferimento del centro abitato dalla montagna in marina. E in una sua bellissima poesia termina con una frase emblematica di questo percorso, e che dice: oggi sotto un cielo turchino fingiamo di essere felici, ignari di correnti e di maree. Ma se del drago ciclopico abbiamo visto il corpo con l'andamento sinuoso della fiumara Mendolea e la testa, il monolite a tre occhi di Rocca Tudracu, qui ci sono gli artigli. Pente dattilo, cinque dita gigantesche, furiose, nell'atto di graffiare la terra. Ma se è vero come è vero che una mano può anche offendere, nel palmo l'uomo ci ha costruito il paese, perché sicuramente può anche difendere. Eccolo, pente dattilo. Pentedattilo, nella struttura architettonica che si evince, viene edificato intorno all'anno 1000, in continuità rispetto ad un antico insediamento greco e romano. Cresce, vive e si sviluppa fino al 1950, quando una commissione lo dichiara inagibile, intanto per la pericolosità delle cinque dita che potrebbero crollare da un momento all'altro, nonostante abbiano superato indenni numerosissimi terremoti. E poi per le condizioni di vita degli abitanti. Molte delle case erano prive di servizi igienici e mancava l'acqua. La popolazione doveva scendere fino alla fiumara per poi tornare su con il fardello 2, 3, 4 volte al giorno. Da allora tutto si ferma, le case abbandonate crollano e la natura ha il sopravvento, fino ai giorni nostri, quando questo borgo bellissimo viene riscoperto da artisti, poeti, scultori da tutte le parti del mondo, che lo capiscono, lo comprendono e lo vogliono fare lentamente risorgere. D'altronde è davvero un posto incantato, con una storia millenaria alle spalle, sarebbe un sacrilegio perderlo. Rossella, tu sei una delle tre abitanti di Pentedattilo? Sì. Tre? Tre. Mancano due dita per fare le cinque. Ah sì, no, c'è c'è la Clara e il Romeo. Ah, sono i cani? Sì. E tu di dove sei? Io di Viterbo. Avevo 23 anni quando sono arrivata, mi è piaciuto, ho detto mi fermo. Che cosa cercavi? A 23 anni che cosa si cerca? La libertà. E l'hai trovata qui? A modo mio sì, perché era un paese abbandonato, più liberi di così. Però come si vive qui? Si vive da soli? Si vive bene. Bene. Con gli asparagi selvatici? Puoi essere autosufficiente, puoi goderti il sole, la pioggia, il vento.
la natura ha bisogno dell'uomo. E l'uomo ha bisogno della natura. Per esempio, no? Dove non c'è acqua, tutta l'acqua viene portata dalla marina alla montagna, con dei grandi motori, con un dispendio di energia enorme. Prima gli antichi come facevano? C'è un acquedotto incredibile che parte dalla montagna, da una sorgente, e viene per tutto quanto in discesa, con quest'acqua che addirittura hanno fatto delle gallerie dentro la roccia dove l'acqua si incanala. C'era un modo di costruire così naturale, così... Armonico. Armonico, no? E quindi l'uomo aveva capito come vivere senza deturpare l'ambiente, procurandosi quello di cui aveva bisogno senza approfittarsi. Un concetto di sostenibilità tanto antico quanto modernissimo. Penso che, non lo so, a un certo punto l'uomo si è inceppato sopra una dimensione che è il denaro. Rossella, qual è il tuo pensiero a proposito del futuro? Di Pentedattilo, naturalmente. Se riusciamo a coinvolgere un poco di giovani che sono lì pronti per partire, invece riescono a capire l'importanza di rimanere qui perché hanno un territorio che veramente ancora non è distrutto, no? Proprio perché è stato abbandonato e non è stato fatto in una maniera consumista oppure di profitto a tutti i costi. Ancora quando c'è un territorio vergine puoi creare una dimensione... Umana. Umana, sì. Pentedattilo viene ricordato anche per l'eccidio degli Alberti, una storia di amore e morte che ha generato inquietanti leggende. Si racconta di come nei giorni d'inverno, quando spira un vento violento, si sentano riecheggiare per il borgo le grida di Lorenzo Alberti. Tutto mi porta a te come un'onda al mare. Tutto succede, tutto malgrado me. Corre il pensiero, corre verso il tuo odore. Metafora di un sogno, sogno d'amore. Mi aspettano i ragazzi di Insieme per Africa e ho una fame. Sicuramente un po' di ristoro me lo offriranno, tipico dei calabresi. Tu sei stato uno dei protagonisti del film di Mimmo Calopresti, se non mi sbaglio. Che cosa hai imparato? Ho imparato tante cose. Cosa? Ho imparato a recitare. Ah sì? E ti è piaciuto? Sì, e dopo infatti mi sono iscritto all'Ocre in una scuola di recitazione. E di Africa che cosa ti è rimasto? Soprattutto quando facevamo la strada mi ricordo delle storie che mi ricordavo delle storie che mi raccontava mio nonno. Ah, quindi è tutto vero? Sì. La strada non c'era e a un certo punto sono gli abitanti di Africa che decidono di farsela perché gente tosta. La strada quanto la cava ci lo perde. Ma te la ci mangiata cosa? La ci vuole 2 metri. Tanto come passa una macchina. Vabbè. Pietro, voi rappresentate tutti i ragazzi dell'associazione Insieme per Africa. Quanti siete? Sì, noi siamo all'incirca una decina che adoperiamo nel nostro territorio ormai, diciamo, da parecchio tempo. Ma cosa fate? Noi cerchiamo di tenere pulito il nostro paese, Africa antico. Quindi voi siete un presidio di memoria? Sì, noi cerchiamo appunto di ricordare quelle che sono la nostra cultura per far sì che non si perde e vorremmo tramandarla, diciamo, ai giovani come Salvatore
È duro? È difficile? No, non è difficile, bisogna impegnarsi e metterci il cuore. Hai perso la fiducia? Non si può perdere, perché alla fine è una cosa che ci portiamo dentro e quindi sarebbe come abbandonare le nostre radici. E questo non fa parte, diciamo, di noi, del nostro essere. Pietro, voi avete un sogno comune come ragazzi dell'associazione? Quello che voglio realmente è appunto rimanere nella mia terra e non doverla abbandonare, come purtroppo è successo e sta succedendo tutt'oggi. Tu, quando sarai Brad Pitt, tornerai ad Africa? Sì. Ma tu vuoi essere Brad Pitt? No, voglio essere Salvatore Criaco. L'inizio e la fine del più selvaggio dei cammini, immerso in una natura che mi inghiotte. Sento tutta la lirica di una terra che mi parla, usando una grammatica diversa. Le parole servono a poco in Aspromonte e ogni luogo comune si frantuma. Tutte le cose che mi sono più care non riesco mai a comprenderle fino in fondo. E ora, io qui, non ho più paura. Vieni, come?